Sono con l'onorevole Martino, ex tessera numero 2 di Forza Italia, adesso numero 6. Siamo fuori dal convegno Libertiamo. Onorevole, 10 minuti. Questa situazione della crisi, gli avvoltoi che girano su un presunto corpo inerme del liberismo, sul fallimento del liberismo. In una battuta, lei che è stato allievo di Milton Friedman, come la liquiderebbe Milton Friedman? Ma vede, bisogna capire, per 150 anni hanno aspettato l'inevitabile fine del capitalismo, che non è venuta. E allora, siccome è arrivata questa crisi, sono tutti contenti perché credono che dimostri che avevano ragione, avevano torto, perché questa crisi è stata originata da errori di politica economica che hanno impedito ai mercati di funzionare, aggravata da politiche economiche sbagliate e resa più duratura da altre decisioni sempre di politiche economiche. Quindi non è stato un fallimento del mercato, è stato un fallimento della politica che ha impedito ai mercati di funzionare. Onorevole Martino, c'è qualcuno che in questo momento teorizza il trionfo di quella che viene chiamata la teoria della decrescita. Cos'è? Una bufala morta, una bufala viva? Ma sa, purtroppo non esistono imposte sulle teorie demenziali, quindi continueremo ad averle. Io ho asserito una cosa: fra qualche anno, guardando a questi giorni, a questo periodo di crisi, l'unica cosa che ci si potrà accorgere ancora che esiste sono le polpastrelle bruciate di qualche speculatore della tastiera. Commetto un errore nell'affermare questo? No, quello che accadrà, e io mi auguro davvero che accada, e che ci si renda conto che è necessario individuare dei meccanismi che impediscono alle banche e alle istituzioni finanziarie di diventare troppo grandi. Perché mentre il fallimento di una grande impresa è un fatto positivo, perché libera risorse che erano impiegate in modo inefficiente, consentendo un utilizzo efficiente, il fallimento di una grande banca o di una grande istituzione finanziaria si ripercuote a valanga sull'intera economia, determinando crisi anche alle imprese.